Con questa iniziativa solidale inizia il nuovo anno per l'assessorato ai servizi sociali. Quali sono gli obiettivi del 2016? Allora, prima di tutto per questa iniziativa devo ringraziare vivamente l'associazione CNA di Monopoli che mi ha messo a disposizione questi giocattoli da regalare a dei bambini di età da 3 ai 6 anni, quindi ovviamente è un ringraziamento da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione verso questa iniziativa di natura solidale che farà contenti circa 40 bambini. Le iniziative invece del mio assessorato sono quella della realizzazione del banco alimentare, qualcuno abbia visto nell'assestamento di bilancio che ho messo a disposizione dei lavori pubblici 18.000 euro che insieme ad un'altra somma messa appunto dall'assessore Annese sarà destinata alla realizzazione di questo banco alimentare, sperando nell'accreditamento presso il banco Agea, in modo da fornire viveri costantemente di continuo per le famiglie bisognose. Poi un'altra sarà quella di una carta, una social card per l'istruzione, che voglio realizzare per l'inizio dell'anno scolastico. Sarà un piccolo bonus da dare per ogni bambino, differenziato a seconda del grado di scuola che lo impegnerà e sta frequentando, per il corredo scolastico. Ho notato una grande difficoltà da parte dei genitori a comprare effettivamente quello che è il corredo che serve ad ogni bambino per affrontare l'anno scolastico. Parlo di quaderni, parlo di righelli, di colori e quant'altro. Quindi questo sarà diretto anche per garantire un diritto allo studio paritario per tutti.